Voglio andare alla... Non è una giornata di gioia, è una giornata di ricordo, un ricordo un po' triste perché tante persone innocenti in questa piazza sono state uccise dalla barbarie della guerra. E abbiamo voluto che invece del solito gesto del sindaco o del rappresentante dell'amministrazione di deporre questa corona in un modo piuttosto freddo, abbiamo voluto invece che fosse invece il cuore di voi bambini a fare questo gesto, perché in mezzo a queste 38 persone che sono morte in questa piazza c'erano tanti come voi della vostra stessa età, anche più piccoli. C'è stato uno di 5 mesi. Bombardamento navale alle ore 14:30 circa del 27 gennaio 1944, alcune navi inglesi cannoneggiavano Triglio facendo strage della popolazione civile. La prima cannonata colpisce la cima del Monte Campese, sarebbe quella. La seconda la valle sottostante. Dopo pochi minuti si scatena l'inferno. Cadono diverse cannonate centrando la piazza di Triglio, una vera e propria carneficina con 40 morti e numerosi feriti, di cui 6 civili triviesi. Sono qui elencati i 6 nomi. Del prete Giuseppe fu Francesco, Filosa Civita fu Benedetto, Filosa Luigi fu Francesco, Filosa Maria di Lucia, Filosa Velia di Valentino, Mastroianni Immacolata fu Salvatore. Il maresciallo in congedo Francesco D'Angiò ci descrive la scena atroce e sconvolgente che il 28 gennaio 1944 si presenta in questi luoghi, ai suoi occhi. La mattina dopo il bombardamento mi sono recato nella piazza di Triglio, percorrendo via Carlo Filosa. Subito dopo l'attuale casa di Il Di Conte c'era un magazzino pieno di corpi straziati e accatastati, uno sull'altro, come dei sacchi. All'ingresso della piazza c'era il corpo di Giuseppe del Prete, detto il Pellaiolo, e la piazza si presentava completamente devastata. Tutto intorno scene di dolore e di disperazione. Successivamente i morti sono stati trasportati al cimitero usando le scale, perché purtroppo non c'era niente, lasciando lungo il percorso una scia di sangue. Le navi rimangono al largo del Golfo di Gaeta per circa 4 settimane. Da quel giorno, ogni giovedì alla stessa ora, le cannonate martellando le montagne di Triglio, uccidendo e ferendo molte persone che abitavano nelle mandre, nelle pagliaie fatte di strame e di rami intrecciati. Valeriana Annunziata. Scipione Teresa. Susino Salvatore. Valeriano Giovanni. Valeriano Velia. Mastroianni Immacolata Miele Cilisco. Di Dulci Lorenzo.
Lanfranchi Giovanni Lombardi Agostino. Vogliamo fare una cosa, prima della benedizione facciamo un minuto di silenzio sia per la Shoah e quant'altro per i defunti. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria. Piena di grazia. Signore con te. Sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Dio onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e dei morti, pieno di misericordia verso tutte le tue creature, concedi il perdono e la pace ai nostri fratelli dei secoli. Amen. La benedizione di Dio scenda su di loro in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo lascia un ricordo e un insegnamento, perché le disgrazie, se non lasciano insegnamenti, sono due volte disgrazie. Questo piccolo sacrificio che avete fatto oggi, domani lo ricorderete. Grazie che oggi il 70° anniversario che Trivio è stata bombardata. Però oggi è anche, come tutti voi sapete, la giornata della memoria, che decade il 69° anno, perché quando le truppe sia cioè, russe e americane entrarono in Germania e le russe ad Auschwitz trovarono qualcosa di obbrioso, cioè ricordando che 6 milioni di persone sono state ammazzate per il solo fatto che erano di un'altra razza, erano ebrei. Per la loro regime di totalitarismo era inconcepibile che una persona fosse diversa da loro. Quindi vorrei ricordare ancora una volta a voi giovani, rimanere sempre col ricordo che le guerre è qualcosa di la cosa più folle che i governanti possono fare. E soprattutto ricordarti che una storia, se si dimentica, io ho avuto già modo di ricordarlo in un'altra sede, una storia se si dimentica è destinata a ripetersi. A voi la raccomandazione di mantenere vivo questo ricordo. Grazie. Ciao.